presidente del Consiglio Comunale di Agrigento, Daniela Catalano, interviene in riferimento alla paventata attivazione di un nuovo centro d'accoglienza per migranti ad Agrigento in via Giovanni XXIII. Sulla vicenda dell'arrivo e della conseguente apertura di centri di accoglienza qui in città, il Consiglio Comunale, ancora di più il Comune, quindi rappresentato da tutti, non soltanto dal Consiglio Comunale ma dal primo cittadino, ha dato delle indicazioni, ha preso delle posizioni che sono assolutamente chiare. Noi ovviamente siamo terra di accoglienza, lo siamo sotto il profilo fisico, logistico, lo siamo per nostra natura. Tuttavia l'accoglienza deve essere un'accoglienza che deve tener conto della necessità di integrazione. È un'integrazione, quando non ci sono numeri adeguati e proporzionati, non è un'integrazione che può funzionare, è un'integrazione che deve peraltro essere compatibile con quelle esigenze di controllo del territorio e di incolumità di tutti gli abitanti in primis. Quindi, pur essendo assolutamente vicini alle tragedie che questi popoli attraversano, eppur essendo a disposizione in termini di accoglienza, noi crediamo che, essendo il numero degli accolti oramai fuori dalle proporzioni, che si tenga conto di questo, che si valorizzino anche altri territori da questo punto di vista. Il Comune sta facendo verifiche su tutto ciò che si dice in questi giorni, perché purtroppo la fase, la partecipazione del Comune è legata alla verifica di idoneità dei locali, ma molti passaggi superano il Comune e la competenza del Comune. Per quanto di nostra competenza, la Presidenza del Consiglio, ritengo anche l'amministrazione, il Consiglio tutto, si sta in ogni caso interessando affinché non ci sia un eccessivo ingresso, una proliferazione di centri solo in una città che è la città per dell'accoglienza, che è la città che tanto ha fatto, ma che non può essere l'unica che ripartisce questo carico di responsabilità, che è europeo, non è soltanto siciliano, non è soltanto agrigentino. Questo lo ribadiamo, e quindi, per quanto di competenza, sia per quelli di cui si è parlato al centro sia per le zone limitrofe, verificheremo e faremo sentire la nostra voce in modo forte e deciso.